Buon pomeriggio, sono Daniela Massotti e collaboro nel gruppo Finmeccanica da 8 anni, in particolar modo in una delle società che abbiamo visto prima, Telex Sistemi Integrati. Lavoro nelle risorse umane e mi occupo di formazione e sviluppo. Motivo per cui, rispetto agli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, quindi ci siamo proiettati in avanti, immaginando la città del futuro con le soluzioni più all'avanguardia, vediamo cosa il gruppo Finmeccanica e poi nello specifico l'azienda supporta tutta l'innovazione attraverso un'attenzione alle persone che ne fanno parte e che progettano queste soluzioni. Quindi entriamo nel merito del sistema di formazione e sviluppo Finmeccanica, di cui qui sono riportate alcune delle iniziative principali raggruppate per aree che vedete alla vostra sinistra. In particolar modo il gruppo è attento a recepire il clima che c'è nelle aziende rispetto al consolidato dell'organico che abbiamo visto precedentemente attraverso delle indagini di clima appunto periodiche. Abbiamo poi un annuale premio innovazione che stimola proprio l'innovazione, quindi la presentazione delle ricerche e delle soluzioni più all'avanguardia. Non mancano poi la valorizzazione delle competenze che si hanno già nel gruppo attraverso dei sistemi di gestione appunto della conoscenza specifica con delle docenze interne da parte di alcuni colleghi, la gestione dei talenti, ma soprattutto i programmi rivolti ai giovani, a partire dall'ingresso in azienda fino al percorso di carriera che li accompagna per tutta la permanenza in azienda. E procedendo quindi in quella che è Selex Sistemi Integrati, vengono recepite le iniziative di gruppo e contestualizzate all'interno appunto dell'azienda. Vedete in basso sulla sinistra i progetti dedicati ai giovani. A partire dal loro ingresso in azienda abbiamo quindi un'induction dedicata per conoscere i processi e le procedure che lo governano, ma anche per creare un senso di appartenenza tanto nell'azienda quanto nel gruppo, per cui i nostri neoassunti partecipano ad entrambe le iniziative. E si prosegue anche nell'indagine di quella che è l'adeguatezza del ruolo che ricoprono e della soddisfazione che hanno rispetto al lavoro, sia una soddisfazione di loro che la vivono in prima persona che della soddisfazione percepita da parte dei loro responsabili. Vedete questa freccia che esprime proprio il percorso professionale di un dipendente e quindi si snoda in un arco temporale di 10-15 anni e ha iniziative specifiche per tutti i target e i ruoli assegnati. Come vengono progettate queste iniziative, recependo quelli che sono gli obiettivi aziendali nel medio e lungo periodo e le iniziative della capogruppo che abbiamo visto precedentemente. Ovviamente il tutto è gestito dalla direzione risorse umane senza tralasciare i responsabili. Entriamo sempre più nel dettaglio e vediamo i percorsi che sono rivolti a giovani come voi, diplomati e laureati, che entrano in azienda. Dopo il percorso induction ci sono una serie di iniziative appunto, che snodano attorno a questa cornice più ampia dei progetti legati ai giovani e che riguardano fondamentalmente degli interventi di formazione specifiche sulle competenze manageriali, laddove per competenze manageriali intendiamo gli studi di comportamento organizzativo, le cosiddette soft skill, che sono necessarie accanto alla competenza specialistica.
abbiamo anche poi delle valutazioni rispetto al ruolo ricoperto, se è coerente con il profilo della persona, e delle valutazioni sul potenziale nel medio periodo. Non mancano poi degli incontri periodici con il vertice aziendale, che sono dei momenti di confronto che i giovani hanno con la direzione, e delle iniziative di autosviluppo che stimolano le persone ad essere anche protagonisti del proprio apprendimento. In che modo? Tra tutti è la realizzazione di questa collana di quaderni, che sono appunto dei quaderni di autosviluppo, quelle che vi dicevo inizialmente sono le competenze manageriali che noi diamo all'ingresso ai nostri neoassunti, ma anche ai giovani di 5 anni di anzianità aziendale, che possono essere utilizzati per sviluppare ulteriormente le proprie competenze. Il tutto lo facciamo in un modo comunque innovativo e sperimentale, attraverso dei laboratori di cui appunto vedete alcune immagini, ma di cui vi vorrei far vedere un video che sicuramente rende maggiormente quello, o è più evocativo di quello che sto dicendo. Costruire la città del futuro con creatività, facendo incontrare i giovani, esprimendo al massimo la loro creatività.